Oggi il 14 settembre ed è stata una gran bella giornata. Ci siamo recati a Milano io e Giulia di mattino presto e abbiamo aspettato che la scuola aprisse, siamo arrivati parecchio in anticipo, mi hanno chiamato su, ero il secondo nella mia commissione, sono passato per quarto, ho avuto la grande fortuna di avere i quattro. Sono passati prima di me cani, ma proprio cani, cani, cani. E la fortuna e sfortuna di essere in una sala nella quale, oltre alla commissione, assistere alle prove, c'erano anche tutti quelli in coda in attesa di essere esaminati a loro volta. Perciò avevo il doppio pubblico, sono entrato nel panico, mi sono chiuso in me stesso, mi sono piegato sulla sedia, mi sentivo male, oddio, oddio, non ce la faccio, oddio, 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 oddio. Poi a un certo punto, mentre gli altri avevano già incominciato uno alla volta, mi sono tirato su. Aspetta, perché? A che cosa serve questo fare così? Mi porta da qualche parte? No, io sono bravo. Sono più bravo di questi. Ho più valore, più cose da dimostrare. Ho incominciato a farmi un lavaggio del cervello positivo. E quando tocca a me sembra che abbia funzionato. Sono stato l'unico che non è stato interrotto, qui non hanno chiesto di rifare una cosa, si sono fermati un sacco a parlare tra di loro, mi hanno chiesto, sono stato l'unico a cui hanno chiesto anche la poesia, gli altri hanno chiesto un pezzo del dialogo, un pezzo del monologo. Sono uscito, gli altri mi hanno fatto i complimenti, qualcuno mi ha detto. Sono usciti solo per farmi i complimenti e me la sono proprio sentita, mi sono sentito un animale da palcoscenico, una bestia, è stata una sensazione bellissima. Siamo usciti presto, io e Giulia abbiamo passato il resto del pomeriggio a visitare un po' Milano, abbiamo camminato parecchio, sono stanco, contando anche ci siamo svegliati alle 5 o 10. Una bella giornata, bella, bella, mi sono sentito così, mi sento ancora così felice, soddisfatto. Pensare che cominciato ero così spaventato, avevo il mal di stomaco, l'ansia e poi ho tirato fuori le unghie e ti ho fatto vedere quello che sapevo fare, mi sono sentito così in pace con me stesso, è stata una liberazione. Sono davvero convinto che mi prenderanno almeno per il tirocinio, insomma. Abbastanza certo, così soddisfatto. Una bella giornata, davvero.